speciale TG News oggi in compagnia del segretario cittadino del PD, perché è segretario cittadino del PD, erroneamente forse anche noi abbiamo scritto ex in qualche articolo, in qualche servizio, ma segretario cittadino del PD Davide Bruno, benvenuto. Buonasera a voi. È da un po' che dovevamo incontrarci, Davide, poi per impegni lavorativi, insomma, perché è un ragazzo che lavora. Beh, sì. Beh, meno male, quindi non siamo riusciti a incrociarci. Allora, facciamo un po', è arrivato veramente il momento di fare un po' il punto della situazione. Noi abbiamo un po' seguito le vicende, insomma, le vicissitudini di questo PD, che devo dire, in questi due anni ha avuto non poche difficoltà, insomma, anche ricordando l'ultima campagna elettorale, le primarie, insomma, tante problematiche. Ma oggi il PD, poi parliamo anche delle destre e del resto, oggi il PD di che salute è dotato? Insomma, gode di buona salute? Guarda, noi abbiamo fatto un lavoro dalle elezioni in poi, che è quello di riscoprire una centralità del nostro partito, indipendentemente dal risultato delle elezioni, e dobbiamo dire la verità, rispetto all'impasse della maggioranza uscita dalle elezioni, è una minoranza che ha continuato a fare un'azione ostativa attraverso l'azione ricorso alla giustizia amministrativa e anche gli atteggiamenti in Consiglio Comunale, noi abbiamo riscoperto una posizione nostra, una fisionomia nostra, fatta rispetto al merito dei problemi, rispetto a temi decisivi della città, perché non si può distruggere sempre tutto, perché chi viene dopo non si trova nulla. Rispetto a questo possiamo dire con soddisfazione che su alcuni temi, è la dimostrazione sia della cronaca di stampa che gli atti amministrativi fatti, siamo stati all'altezza di costruire un'agenda politica per la città, e questo è indubbio. Anche interloquendo con alcuni consiglieri comunali, anche mettendo il nostro consigliere comunale in condizione di avere una posizione propria che emerge anche nelle sedute di consiglio comunale. Questo è un motivo di soddisfazione. Attualmente voi siete in consiglio comunale, da chi siete rappresentati? Al capogruppo Egidio Mirra. E basta. Sì. Che ha una posizione un po', diciamo, non è di opposizione vera. Siamo e propria. Siamo in minoranza su alcuni temi che riusciamo a costruire noi o che ci convincono rispetto alla bontà che hanno, abbiamo un'interlocuzione seria. Possiamo votare no quando non lo riteniamo opportuno, come possiamo proporre cose che vengono accolte dal Consiglio Comunale. E questa è la capacità della politica. Assolutamente sì, fare un'opposizione costruttiva sicuramente, certo, laddove ci sono effettivamente delle proposte importanti per il territorio. Anche perché penso che questa sia una comunità in emergenza. Non solo gli ultimi 20 anni come li abbiamo passati, dove nessun sindaco riesce a completare un mandato, la ferita del commissariamento lungo 3 anni, è una comunità che ancora non riesce a mettersi in campo da sola e che ha bisogno di non essere isolata rispetto al contesto anche superiore, e quindi noi ci siamo per questo. Situazione tessere, insomma, ne ha parlato tutta Italia, la cosa è arrivata a Striscia la Notizia, più quasi 500 tessere presenti, ma nella realtà da Davide Bruno ne erano passate 200 e qualcosa. Io voglio dire questo, io ho preso un impegno serio nell'ultimo mese con i vertici superiori del partito affinché di questa storia se ne parlasse il meno possibile, okay. Questa cosa l'ho mantenuta, noi abbiamo fatto il tesseramento in piazza, in pubblico, col gazebo, dando ampia visibilità e comunicazione, comunicando regionale il tesseramento un mese prima rispetto allo svolgimento al partito provinciale, regionale e nazionale. Cioè, su questo non c'è dubbio. Probabilmente anche a Sud TV ho mandato il comunicato stampa rispetto al regionale del tesseramento. Rispetto a questo c'è qualcosa che è successo, un fatto che io ho alzato la mano e ho detto ai vertici del partito se fosse compatibile questa situazione con le norme statutarie e regolamenti, perché il regolamento e lo statuto dice una cosa, il tesseramento si fa con le giornate del tesseramento e la descrizione si perfeziona con il rilascio della tessera da parte del segretario di circolo. Questo, su questo c'è una chiarezza limpida. Rispetto delle regole, no? Se esiste un rispetto, se esistono delle regole vanno rispettate. No, rispetto a questa cosa, anche prima dell'inchiesta dei giornali, il partito regionale 10-15 giorni prima aveva fatto il dispositivo e aveva detto che quelle tessere avevano un problema, e fatto salvo la volontà di iscrizione, perché io sono convinto che in quelle tessere ci sono anche persone che effettivamente vogliono iscriversi al PD, ebbene, quella iscrizione va perfezionata col rilascio della tessera da parte del segretario di circolo. Dobbiamo fare il passaggio col segretario cittadino, il segretario punto di circolo. E fatto salvo che non siano in contrasto col codice etico del partito, cioè che non siano in gruppi diversi. Beh, nelle, certo, sedi di elezione, consiglio comunale e quant'altro, e che non si siano candidati in liste contrapposte al partito. Ma questo non è che lo dice Davide Bruno o un altro, lo dice lo statuto del Partito Democratico Nazionale.
Ma sono cominciati a insomma, venire al circolo per fare, insomma, c'è stato un avvio, ancora naturalmente, no, nessuno di quelle no, tessere è naturalmente no. Io passato. voglio solo dire che rispetto a questa vicenda è una vicenda che lede l'immagine del partito, lede tutti quanti noi. Io penso che si debba fare chiarezza rispetto a questa cosa. Io ne ho prese subito le distanze perché è qualcosa che non va, perché la politica dà sempre un'immagine di infimo livello, brutta. Noi, se vogliamo candidarci a guidare il paese, dobbiamo incominciare prima di tutto in casa nostra ad avere atteggiamenti e comportamenti limpidi e lineari. Quindi può essere stato un atto di forza da parte di qualcuno per dimostrare qualcosa? Se questo sarebbe molto grave, anche perché il testamento è stato fatto in pubblico, fatto salvo casi eccezionali, nessuno avrebbe negato l'iscrizione a questo partito. Era un modo per dimostrare, magari io ho più E io penso potere, una insomma. cosa, che questa è una storia che va avanti da un anno e più, dobbiamo mettere fine a questa vicenda e per mettere fine alla vicenda non ci sono prove muscolari o inquinare la realtà dando cattive informazioni, manipolando, stigmatizzando alcuni combattenti. C'è la politica. Si dica a battipaglia con chiarezza qual è il gruppo dirigente che si vuole formare e qual è la prospettiva da qui al prossimo anno. Ma dall'alto lei ha fatto riferimento appunto ai dirigenti del partito che le hanno chiesto un impegno anche rispetto alle primarie. Sì, lo voglio dire con chiarezza questo. Avevamo il dovere che il consigliere comunale, che era candidato all'ultimo posto della mozione di Milano, avesse campo libero e libertà per fare la propria campagna elettorale. Era il candidato locale. Allo stesso tempo, esponenti del partito provinciale mi hanno chiesto un sostegno sulla mozione Renzi, anche in maniera istituzionale, e come disse qualcuno una volta, senza tema di spergiuro, invito questa cosa con chiarezza che non può essere smentita. Quindi noi Quindi abbiamo lei fa. fatto veramente il Partito Democratico, dove ognuno in queste primarie ha potuto svolgere e fare la campagna elettorale, dando anche una mano a tutti, questo lo dico con chiarezza, ma ognuno aveva il dovere e la possibilità di esprimersi al meglio, cose bulgare non appartengono a noi. Quante persone hanno votato alle A primarie? Battipaglia 900, fai conto che 3 anni fa, la prima elezione di Renzi a Battipaglia, l'affluenza è stata 1100. Quindi insomma non è cambiato Renzi moltissimo. l'altra volta ha vinto col 65, questa volta col 52. Il dato dell'affluenza è molto importante perché è stato, al di là di qualche episodio spiacevole al mattino da parte di qualcuno, però è stato un flusso regolare nella casa comunale dove tutti potevano vedere tutto. Abbiamo fatto lo spoglio davanti a tutti, che si sono trovate le Si è trovato tutto quanto, insomma è stata una schede. cosa Quindi questa è positiva. la priorità. Poi il risultato viene un attimo dopo, ma la garanzia che da noi si fanno le cose per bene va E data. c'era qualcuno che aveva quelle tessere No, non. hanno votato, praticamente gli iscritti votano senza il versamento Sì. dei 2 euro. Chi non apparteneva all'elenco certificato dal partito regionale ha versato i 2 I due, euro. ce ne sono stati molti? Rispetto a quell'elenco qualcuno, non di più. Pensiamo al futuro, no? Il Sì. PD, insomma, da oggi ai prossimi 6 mesi, insomma, bisogna ricompattare, bisogna avvicinare i giovani, è chiusa adesso il tesseramento o è possibile comunque No, aprire? quello che valeva per la convenzione per questa fase congressuale si è chiuso il 28 febbraio. Però è possibile essere Da settembre aperti? in poi penso che si riaprirà, cosa che non dipende dai circoli locali, ma lo stabilisce la Vabbè, direzione però ci sono dei nazionale. giovani che vogliono avvicinarsi al partito e cominciare a vivere, no? Io sono convinto che tutto può ripartire non rispetto a una nomenclatura vecchia, ma appunto dialogando con settori della città che sono più dinamici, che fanno anche parte del volontariato, come dell'imprenditoria, come delle professioni. Cioè, se partiamo da quello che è la città reale, abbiamo un senso. Se vogliamo sempre buttare in rissa ogni cosa, non abbiamo un corto respiro e non abbiamo capacità di aggregazione. Davide Bruno continuerà a essere il segretario cittadino? Bisognerebbe chiederlo a Sframagica, però chiedo a No, ma Davide Bruno. guarda, io su questa cosa, io ho fatto sempre quello che mi è stato chiesto di fare, perché sono convinto che in politica le cariche, se te le chiedono gli altri, allora fai la battaglia, eccetera, ma non mi sono mai proposto da solo per queste cose. Io avevo avuto una serie di amici che hanno detto di fare questa cosa, l'ho accettata e l'ho fatta credendoci e penso che abbiamo portato avanti un discorso che è stato difficile perché ci siamo trovati molti paradossi, soprattutto nelle ultime amministrative, dove c'era qualcuno che stava altrove e non nel partito ufficiale e questo ha pesato molto. Forse questa
questa vicenda brutta anche delle tessere è stato il secondo tempo delle amministrative passate e la risposta può essere solamente politica, non ci Certo. può essere altro. Quindi ora pensate a lavorare, magari anche Questo è un partito avvicinandovi. da ricostruire rispetto a una prospettiva della città, non può essere altrimenti, e rispetto al dialogo con le istituzioni superiori. Voglio Esatto, dire perché ancora. comunque c'è stata anche un'apertura nei confronti, insomma, appunto abbiamo detto del sindaco, quindi si può anche. Io su questo voglio dire, voglio fotografare bene la realtà. C'è grande cordialità istituzionale tra il governo regionale e il Comune di Battipaglia, e questo è un fatto importante. Un fatto importante, noi negli ultimi 3 mesi abbiamo fatto due convegni soprattutto. Uno è quello sull'area di crisi industriale, ma non perché fosse la panacea di tutti i mali, ma perché ero convinto che se Battipaglia non stava in quell'elenco era l'ennesimo schiaffo per questa comunità. Il 3 aprile c'è stata una procedura sportello dove hanno partecipato molte imprese, ma non si esaurisce lì il compito di questa definizione di area di crisi. È anche la possibilità di Battipaglia di sedersi intorno ad alcuni tavoli con l'assessorato della regione attività produttive e con il presidente della regione e stabilire qual è anche la vocazione produttiva di questa città. E l'altro nel mese di febbraio, in piena linea con le disposizioni della giunta regionale, è stato sull'azienda consortile per le politiche sociali, cioè mettere finalmente fine a questo mondo delle politiche sociali frammentato, fatto da cooperative, fatto da queste operatrici che hanno molte difficoltà anche rispetto al salario che percepiscono, anche rispetto a chi ha bisogno, gli effettivi utenti, e quindi la giunta regionale pensa a un modello di governance stabile dove i servizi vengono erogati da un consorzio tra comuni. Il PD di Battipaglia esprimerà un candidato per le prossime politiche? Questo è molto difficile da pensare. Liste corte, quindi Abbiamo la probabilmente, poi lista in questo dipende. collegio, se rimanesse l'Italicum riformato, di 5 posti. Fai conto che già gli uscenti coprono già tutta questa, la disponibilità dei posti. Come sempre dico, le candidature si costruiscono, non nascono all'improvviso È e chiaro, devono questo avere una sicuramente forte sì. rappresentanza sul territorio. Anche perché sicuramente, insomma, i voti contano nelle politiche, contano anche i numeri, insomma, perché sennò sarebbe E poi si costruisce impossibile. con un clima di tranquillità, di convergenza più ampia possibile, anche rispetto a comuni limitrofi, rispetto a Sempre che noi Battipaglia. io parlavo di preferenze, ma bisogna vedere se erano listini bloccati, perché oggi per esempio di legge elettorale si parlava ancora e si parlava di listini bloccati, insomma, ancora nuovamente i listini bloccati, quindi è tutto ancora molto da Io spero che vedere, ci sia una legge elettorale che che ridia ai consenta le cittadini la preferenze. Sono preferenza. Oggi d'accordo. abbiamo l'Italicum riformato dalla Consulta che ha il capolista bloccato e il resto con le preferenze. Sì. È un ibrido Beh, insomma, è un po' che non difficile, risponde. no, perché poi è un po' difficile, insomma, con i partiti un po' più piccoli riuscire a recuperare, insomma, Giustamente. il secondo. Però vedremo quello che succede, insomma, so che in questi giorni leggevo, insomma, che hanno messo mano alla legge, ma vedremo poi in seguito. Pensiamo quindi al PD, a lavorare quindi per il territorio. È importante anche rapportarsi con gli altri segretari cittadini. Sì, perché le politiche sociali sono un esempio di come c'è la necessità di raccordarsi proprio perché la legge impone degli ambiti omogenei dei comuni del territorio. Ad esempio ci sono politiche di sviluppo come quelle del mare o della fascia litoranea che impongono un ragionamento agli altri comuni, quindi questo come avviene con le istituzioni, con gli organismi elettivi, dovrebbe avvenire anche rispetto ai partiti e alle forme organizzate. Sicuramente l'Unione fa la forza in questo caso. E chiudo, insomma, è stato un percorso difficile, no? L'abbiamo visto. Molti scommettevano nel fatto che Davide Bruno gettasse la spugna a un certo punto, perché effettivamente nei corsi dei mesi spesso, insomma, ci sono stati dei problemi quasi voluti, insomma, sembrava quasi voluti. Quindi a un certo punto noi giornalisti scommettevamo sul fatto che Davide Bruno potesse o meno mollare tutto e dire arrivederci. Invece ha avuto una grande carica, una grande determinazione, grande Resistenza. Le passione, no? Credo che questo poi sia. cose che si iniziano devono essere portate a termine. Io dico una cosa, gli ultimi 8 mesi passati sui giornali a dire che c'era un commissariamento che non esisteva, chi li restituisce? Non a me, ma a questa organizzazione. Questa confusione che viene fatta, forse ad arte per far perdere credibilità, non si fa perdere credibilità a una persona piuttosto che un'altra, ma
Però è priva di significato, passa un giorno e tutti se ne dimenticano, ma il danno d'immagine che viene fatto a questa organizzazione, che fino a prova contraria è la prima organizzazione di questo paese. Sì. Io invito tutti alle responsabilità, perché il senso della responsabilità non può essere chiesto solo da un lato. Ma ce l'ha un po' con qualcuno in particolare? Ma guarda, diplomaticamente. Io sto incominciando, no, io me la prendo, perché poi su certe cose me la prendo e sbaglio, quindi adesso sto incominciando a guardarla con maggiore distacco. Filosofia. No, con maggiore distacco, perché la vicenda non è personale, la vicenda è politica, qualcuno usa anche elementi di tipo personale, e questo mi dispiace molto. Rispetto a questa cosa non si assolve al compito per cui siamo qui. Ma credi di poter dare di più a questo partito? Cioè, quello che ha fatto, ecco, cioè, facendo un'analisi di coscienza, avrebbe potuto fare di più, farà di più? Certamente. Indipendentemente dal ruolo che si occupa, si può fare di più. E per questo siamo chiamati a superare questi elementi di frizione. Ma questi elementi di frizione si chiariscono dicendo finalmente cosa è successo nell'ultimo anno, il perché sono state fatte certe scelte e perché noi abbiamo dovuto fare una battaglia di resistenza e non una battaglia di prospettive. Questo noi non lo sapremo mai, è meglio pensare al futuro, Bruno, glielo dico per esperienza, mi sa che... Però almeno che lo diciamo e tutti... L'abbiamo detto, lo sanno, eh? Che vengano a spiegarle. Perché forse si vive di memoria corta, invece lo dobbiamo raccontare ogni tanto. Sicuramente sì, come abbiamo fatto stasera, però che ci sia qualcuno che verrà a dire... Io sono disposto su questo a un confronto pubblico con questo tutti. Sarebbe bello e importante, ma secondo me la controparte, il confronto non... ormai... E continuiamo a fare quello che facciamo, esatto, senza problemi. Cerchiamo cercherete di lavorare bene sicuramente e di fare qualcosa di positivo. È chiaro che dobbiamo contribuire a costruire anche un quadro politico diverso a Battipaglia, più disteso. In questo un Partito Democratico che viene posto sempre sotto stress non aiuta la città e non aiuta neanche chi si ritrova a un livello superiore per prendere delle decisioni migliori su questa comunità. Davide, e io la ringrazio per essere stato con noi, sicuramente insomma, adesso in questo clima più disteso, insomma, almeno rispetto alla posizione di Davide Bruno, salvo sorprese perché sono noi siamo abituati traumatici. traumatici, insomma, seguiremo un po' questo percorso. La distensione in Consiglio Comunale la vedo un pochino più difficile, ma saremo attenti a verificare. Grazie mille Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG News.